Primo maggio a Nocera, rientra nella storia di questa città, anzi nella storia dell'Agroncino Sarnese. Il primo maggio è un momento particolare per tutto l'Agroncino Sarnese, c'è la manifestazione per la festa del lavoro. Anche quest'anno c'è tanta gente, però si è notata una cosa, l'assenza dei giovani. E c'è una battuta che voglio ripetere, ma i giovani sanno che cos'è il primo maggio, lo sanno bene, però non sanno che cos'è il lavoro, perché i giovani non hanno lavoro. E il lavoro che gli è stato offerto è un lavoro a termine, è un lavoro che non dà sicurezza, è un lavoro che non dà futuro, dà un futuro a scadenza, questo non va bene. E allora tutti o meno hanno detto che le responsabilità ci sono, responsabilità non voglio dire di ordine istituzionale, anche se è così, ma anche di ordine sindacale, tutti abbiamo delle colpe, abbiamo mancato di offrire ai nostri giovani un futuro certo, un futuro che desse la possibilità di guardare al domani in maniera diversa, più allegra, più gioiosa. E il risultato, eccolo, media età, pensionati, manca la linfa vitale e quindi al lavoro tutti, politici, sindacati, istituzioni, affinché i ragazzi, i giovani, cioè il futuro della nostra nazione, sappiano che cos'è questo momento particolare, che è la celebrazione del lavoro sul quale fonda la Repubblica Italiana. Mancano i giovani e non è propriamente una festa. E secondo me la ripresa, spero, di una giornata di lotta, per questo l'abbiamo dedicato anche a tutti coloro che sono morti sul lavoro, ecco, perché questo è il tema nazionale e se pensiamo a loro ovviamente non c'è nulla da festeggiare. Centinaia di morti nei primi 4 mesi del 2018, migliaia nel 2017, insomma sono dati agghiaccianti sui quali bisognerebbe riflettere. Purtroppo sì, bisogna riflettere, bisogna punire coloro che non rispettano le leggi sulla sicurezza. Noi abbiamo una delle legislazioni più avanzate d'Europa, ma come spesso succede in Italia questa legislazione non viene rispettata, rimane sulla carta, rimane un impianto teorico, perché se venisse rispettata potremmo evitare tante vite umane. Questo è un elemento molto importante, noi lavoriamo per vivere, certo. Non andiamo a lavorare per morire. Manca il lavoro, manca la determinazione a raggiungere gli obiettivi fondamentali che facciano sì che le persone si riconoscano nel lavoro e per riacquistare anche dignità, speranza. Questo è l'elemento forse che possiamo registrare. Senza il lavoro manca la speranza nelle comunità, ma noi siamo l'unico, credo, caposaldo che richiami l'attenzione costantemente, quotidianamente, non solo il primo maggio, sui temi del lavoro e del lavoro ovviamente di qualità. Io ho fatto poco fa una battuta, ho detto mancano i giovani. I giovani che sanno che cos'è il primo maggio, però non sanno che cos'è il lavoro. Non sanno cos'è il lavoro, sanno cos'è il primo maggio anche perché queste esperienze diffuse anche di fare musica, come noi faremo certo Oggi pomeriggio con i giovani, è anche un modo però per recuperare un dialogo e un rapporto con questa condizione sociale che è dei giovani che oggi sfiorano appunto livelli di disoccupazione noti.